Allora, Enrico Morbelli, direttore della Scuola di Liberalismo di Roma, volevo ringraziare il nostro fotografo ufficiale. Vorrei aggiungere della Fondazione Einaudi, per cui... Della Fondazione Einaudi. Vale doppio, va bene, lo prendiamo così com'è. E allora, Adriano Palombo, che oggi ci ha regalato questa giornata con le sue meravigliose fotografie. Grazie, grazie. Enrico Morbelli, il microfono. Sì, sì, vorrei intervenire su due cose. Beh, ricordate sempre che io vengo dal giornale radio dove si insegna che dopo 1 minuto e 10 secondi l'attenzione crolla e la gente pensa ad altro. I due temi che vorrei affrontare sono le preferenze, che è un tema affrontato da tutti, e un altro invece che è stato lasciato a me, quello della firma per le presentazioni delle liste. Non se n'è parlato ed è una cosa che eliminiamo subito il discorso delle preferenze, così abbiamo più tempo per il resto. Anch'io mi schiero per il collegio uninominale maggioritario, Luigi Einaudi gli sarebbe piaciuto tanto, non solo a lui ma a tutti i vecchi padri liberali, quelli prima dell'avvento del fascismo, quando si campava così con questo sistema, c'erano anche i doppi turni, c'erano anche altre soluzioni. Diciamo che il mio sogno è quello del Mattarellum senza la proporzionale. Era stato fatto un referendum, purtroppo è saltato, ma altrimenti noi avremmo 417 deputati, ognuno dei quali avrebbe rappresenterebbe 100.000 persone grosso modo, e con quello avremmo fatto 42-43 milioni di elettori, quindi avevamo coperto con dei collegi minimi e lì c'era la perfetta identificazione. Adesso vogliono fare questo giochino di 1, 2, 3 al massimo 6, beh, anche lì però si va a finire con il discorso del chi è che mette in lista 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vogliamo fare le primarie? Si possono obbligare le primarie in tutti i partiti? In America ogni partito fa come gli pare, ogni partito all'interno di ogni stato fa come gli pare, vanno a votare secondo e da una parte solo gli iscritti al partito, dagli altri tutti gli elettori, quindi c'è una varietà di posizioni che rende un po' difficile la cosa. Voglio semplicemente ricordare che quando c'era il sistema che è ancora in vigore per il comune, eccetera, lì secondo, se tu sei il primo, il secondo e il terzo, è inutile che dici ah ma poi c'è il voto di preferenza. Quando sei 1, 2, 3, io ho un amico che si chiama Luciano Argiola, si è battuto tutta la vita perché all'interno del Partito Liberale davanti ci stava uno che si chiama Valciati, uno che si chiama Antonetti, Argiola se non è mai riuscito ad essere eletto perché era il numero 3 e non c'è niente da fare. Quindi figuriamoci io che mi chiamo Morbelli e la prima volta sono riuscito ad avere quinto, la seconda quarto, la terza terzo, ho capito che sarei diventato ottantenne per consigliere comunale ormai fuori età per riuscire con quel partito a essere eletto, parliamo del Partito Liberale. Però in questo momento sulle preferenze incombe una minaccia ed è quella della magistratura. Il voto di scambio ormai si è talmente allargato come concetto che un tempo si diceva beh, ma le promesse elettorali sono come le promesse dei marinai, una donna in ogni porto, quindi cioè era quasi ammissibile, una la sparava grossa. Oggi se tu la spari grossa, poi dopo se viene eletto viene considerato un voto di scambio. Quindi se tu prometti a quelli che abbiano nella tua strada che quando sarai eletto consigliere circoscrizionale, municipale, comunale, quello che è, gli fai rifare la strada, quello diventa voto di scambio e quelli ti sbattono in galera. Dato che ormai abbiamo una varietà di cose di questo genere, la preferenza è veramente una cosa che forse a tutela degli eletti bisognerebbe abolire le preferenze, perché altrimenti tutti sono sotto questa spada di Damocle del voto di scambio e si è talmente dilatato, ormai è tutto voto di scambio e allora non sono più promesse i marinai credo che andranno a finire tutti in galera, non solo in India ma anche in Italia. Il discorso delle preferenze lo accantono per parlare invece della presentazione delle liste. Nella proposta di legge c'è un articolo, mi è stato citato da Davide Giacalone, il numero 47 bis eccetera, adesso non l'ho ritrovato, ma nel quale la presentazione delle liste rimane con il sistema precedente, quindi si è alzata la soglia per essere ammessi al 5%, poi all'8%, però poi il 12, il 24, cioè in pratica sarà difficilissimo riuscire a superare queste soglie. Ma nello stesso tempo è rimasta tale e quale quello che era il sistema
che è il vero sbarramento per i nuovi, andare a fare la raccolta delle firme per presentare liste, per vogliamo l'innovazione, e l'innovazione passa dalla presentazione delle liste. Ma se la soglia per arrivare è il 5%, ma aboliamola quella iniziale, oltretutto perché sono false in partenza. Quando leggiamo sul giornale che l'onorevole Martelli è stato segato all'ultimo minuto ed è stato sostituito da Della Vedova, ma perché? Ma quelle 1500 persone la notte sono andate lì a rifirmare? No, e allora quelle sono tutti quanti da mandare in galera, ma non perché sono tutte firme false. Al contrario, abbiamo avuto delle cose dichiaratamente false, le famose liste fasulla alla piemontese, che è una cosa con uno schizzo di crema, gianduia, e le quali erano false le firme, però poi hanno preso i voti. Allora, se prendi i voti e superi gli sbarramenti, le firme di presentazione della lista diventano una cosa assolutamente in contrasto con lo spirito della legge. Vogliamo la possibilità che gruppi di cittadini presentino le loro liste, ma se mettiamo questa cosa, siamo alla vigilia delle elezioni europee e noi vecchi liberali auspichiamo che l'ALDE possa presentare, l'ALDE sarebbe l'Alleanza Liberale Democratica, cioè il Partito Liberale Europeo, possa presentare la lista in Italia. Certo, ma chi va a prendere, a raccogliere 150.000 firme? Ma uno come fa a pigliare 5.000 firme in Val d'Aosta? Deve assoldare un battaglione di SS, fare i rastrellamenti e portarli a valle per firmare queste, sono cose impossibili. E allora diciamo la verità, dato che poi sono tutte false, si riprendono le firme dell'altra volta, si fanno delle telefonate, stai attento a non mettere nelle liste quelli che sono morti nel frattempo e riproponi le vecchie firme delle elezioni precedenti. Dato che questo è un trucco che sanno tutti, ma non è, se però poi dopo, se la lista fasullo alla piemontese, la magistratura ci mette 4 anni per dire che sono false e sciogliere il consiglio, allora sono veramente inutili. Allora, se noi riuscissimo a eliminare il primo sbarramento, teniamo pure alte, ma non a questo punto perché l'8%, ma chi ce la fa a entrare con l'8% e di coalizione, d'accordo, ma non ce la, non, i nuovi saranno segati, non i piccoli, io sto parlando dei nuovi. Se vogliamo che si rinnovi il sistema, bisogna dare la possibilità che i vecchi vengano sostituiti dai nuovi, i vecchi partiti da nuovi partiti. Se noi facciamo queste strettoie, mettiamo questi impedimenti, non ci sarà mai un ricambio. Allora tutte le leggi che vengono fatte sono per procrastinare la situazione guante, deportare, cioè moriremo tutti i democristiani. Questo qua ormai, dato che poi se andiamo a vedere quelli che stanno sulla scena oggi, ce ne fosse uno che non è democristiano, e sta diventando veramente un peso sullo stomaco per tutta la nazione. Allora, questo è il discorso per quanto riguarda la presentazione e gli sbarramenti delle liste, con io avevo scritto anche cambio dei nomi in lista per dire tutti i giochini che vengono fatti dopo che viene presentata, dopo che è stata raccolta la firma delle liste, poi vengono modificate le liste, così le liste fasulle alla piemontese. Questi sono i due esempi che io vi ho posto per dire che, per confermare quello che da tempo andiamo dicendo, che se vogliamo che le liste siano presentate da un numero minimo, così, allora, poiché i collegi saranno di 100-200.000 persone, se 50 persone servono alcuni, ma non i numeri che vengono richiesti al giorno d'oggi, che bloccherebbero in eterno il processo di rinnovamento democratico. Per quanto riguarda, è solo una coda, Senato, CNEL, Senato, prima mi sono ingarbugliato, la quota a vita dei senatori, quella era l'eredità del Senato del Regno, mentre in effetti CNEL è la continuazione sotto altra forma della Camera delle Corporazioni. Ecco, se il Senato abolisse, riunisse in sé i compiti anche del CNEL, potrebbe avere una nuova vita che è più o meno quella augurata e auspicata dall'onorevole Martelli. In questo, ritornando a Della Vedova che parlava di un treno con tre vagoni, la legge elettorale, e ne abbiamo parlato, il Senato sì o no, l'ho appena detto, l'articolo 5, ritornare
alle competenze che c'erano prima, perché in effetti quanto ci è stato imposto dal centro-sinistra con la riforma dell'articolo 5 ha dimostrato sul campo di essere un blocco per lo sviluppo della nazione, cioè non si può fare una nuova centrale elettrica, non si può fare una nuova ferrovia, non si può fare niente che non ci sia un'intermediazione regionale, e quindi con regioni che sono sempre sul piede di battaglia, sempre in contestazione del potere centrale, non solo, ma con delle regioni che sono talmente piccole che non hanno neanche i numeri a sufficienti per bloccare il resto. L'Abruzzo no, ma il Molise, pensate, il Molise e la Lucania hanno un potere dirompente a livello nazionale rispetto a quelli che sono i numeri di molte altre regioni, ma loro valgono come quelle. Bene, io mi fermo qua e vi ringrazio.